Nuovo video. Allora, inizio questo video di martedì 7 e lo inizio perché mi sono arrivate due cose che ho ordinato, anzi, una l'ho ordinata e l'altra me l'ha regalata Elia. Però appunto mi sono arrivate queste due bellissime cose e ve le volevo mettere all'interno di questo vlog perché sì, sarà un vlog. Spero di riuscire a fare tutte le cose che dobbiamo, che devo fare su questo vlog perché ancora non mi dico quale sarà il titolo perché non so nemmeno io se riuscirò. In ogni caso ve lo porto e vi faccio vedere subito quello che mi è arrivato. Allora, come prima cosa ho preso questa maschera anti-mosche da mettergli appunto per quando andrà in paddock e nulla, l'ho presa su My Selleria. Mentre di qua abbiamo della Professional Choice questa maschera in lycra per appunto con degli unicorni e lilla, ovviamente molto sobria per Bull per quando lo monto perché gli danno fastidissimo i moscerini sulle orecchie. Non tanto sugli occhi, le mosche o cose così, ma i moscerini. E quindi questa top, top, top. E sono troppo felice che mi sia arrivata. Dopo oggi, quando vado su, gliele provo tutte e due. Questa, cioè, ho paura che sia tipo abnorme. Però ho preso la taglia Cobb e lui di capezza porta Cobb. Non lo so, vabbè, in ogni caso gliela proveremo se mai c'è il reso. Però spero che gli vada bene. E sono molto contenta. Allora, mi sono cambiata e tra poco vado a stare anche a fare benzina. Io odio fare benzina. Comunque, niente, adesso sto un attimo qua sul divano e poi me ne vado. Comunque, volevo condividere anche con voi questa gioia perché forse l'ho detto soltanto su Instagram e mi raccomando, se ancora non mi seguite, andatemi a seguire anche su Instagram. E iscrivetevi al canale, mi raccomando, ragazzi. E ho imparato a farmi questa treccia unita che parte appunto dall'alto e erano tipo anni che ci provavo. E l'altro giorno sono riuscita, infatti io sono molto contenta di questa cosa. E basta, finito, momento autoelogio. Allora, sono arrivata al maneggio, sono 27 gradi, mi dice la macchina. Ho portato le carote e tutte quelle cose che mi sono arrivate. E adesso poi le proveremo a puzzai. Lo puzzo che c'ha le paccolette. E adesso proviamo tutto. Se mi lascia posare le cose. E anche questo. Che, cioè, la confezione è stupenda. Vero puzzo? È bella o non è bella questa confezione? Va bene, lui è manco tanto sporco. Più che altro inizia a sudare. Quello perché la devi rompere, amore? Ma sei cattivo, eh? Sei proprio un cavallo cattivo. Adesso proviamo. Allora, eccoci. Da voi vi appoggio qui. Prima proviamo quella della Professional Choice, che è quella che mi preoccupa di meno. Allora, si apre così. Sì, naso. Naso zozzo. Aspetta. Devo trovare un modo per non scocciare tutto perché questo dopo c'è pista. E praticamente l'ho presa così, che ha le orecchie con la resina e anche gli occhi, in modo che è protetto anche sugli occhi, anche se a lui non dà fastidissimo. Qui ci stanno le cavalli che litigano e con questi fantastici unicorni, cioè, parliamone. Allora, vediamo. Devo capire come. Ok, così. Bulla. Allora, una orecchia è andata. Ok, vediamo l'altra. È bellissimo. Un super stallone temibile. Vediamo, pronto? Questo come va? Ah, così. Le orecchie, al posto delle Allora, mettiamo qua. Aspetta.
prima passi dentro un filo e poi se li chiude. Passi dentro, sì, tira e ok. Sì, destra tiratissima. Di là invece non c'ha il passaggio, ah, devi agganciare siccome le campane. Non mi chiude forse, non ti affiatta sotto il volo. No, no. Quello si deve stare sempre due dita. Amore, sembri una mosca. Bello. Come le nostre, amore. Sì, sì, però va bene. Come le voleva fare sul naso, se sta. Sì, mo facciamo tutto. Allora, ho pulito Bull e io ho rifatto anche le trecce perché appunto io l'avevo fatte ieri, perché pensavo che lo muovevano ieri, invece lo muovono oggi. Quindi le ho rifatte perché si erano un po' rovinate e mi dà troppo fastidio, però tanto erano quelle semplici, le due attaccate al collo, insomma. E l'ho pulito alla bene e meglio, cioè non proprio al massimo, però si muore di caldo, io non ce la faccio. Però ho pulito! È pulitissimo! E nulla, sono troppo felice che le maschere gli vadano bene, perché comunque non costano pochissimo. È vero che c'era il reso, però insomma, era sempre una bella palla. E nulla, lui adesso è pulito. Adesso c'è un'altra ragazza che sta facendo altre cose, quindi io devo aspettare. E nulla, dopo gli metterò le protezioni e basta. Non vedo l'ora di montarlo con quella bellissima maschera in licra che io ho preso con gli unicorni, e così almeno la proviamo, la testiamo un po' e basta. È arrivato il momento di prendere il puzzai. Già, vai amore, mettiamo questa, dai. Ok, chiudiamo. Vabbè, non ce la faccio con una mano, quindi chiudiamo. Oggi non l'ho lavato, che tira l'aria, quindi preferisco non lavarlo. Gli ho dato giusto... Sì, proprio. Buongiorno. Allora, oggi è mercoledì. Sì, penso di sì. Sì, mercoledì 8. E oggi non vi porterò con me dai cavalli, perché cioè dai cavalli, da Bull, perché appunto non ci andrò, perché ho una visita e questa mattina non ci vado. Ci voglio provare a fare un dolce al limone, boh, non so bene precisamente quello che, come si chiama, però insomma, dato che a volte vi piace vedervi, cioè vedere queste ricettine,
Oggi ve la porto. E niente, adesso io mi metto a lavare le cose dell'impastatrice, perché appunto è arrivata, però insomma bisogna lavarla prima di utilizzarla. E disfo la lavastoviglie e metto a posto qui in cucina, così ce l'ho bella libera. E poi iniziamo il nostro dolcino. Questi sono tutti gli ingredienti: lo zucchero, la farina, 3 uova, la metà di mais, olio di girasole, acqua e una bustina di lievito. E poi adesso devo spremere questo limone e grattugiare la scorza. Quindi adesso lo lavo e poi grattugio la scorza e spremo il limone. E poi siamo pronti per iniziare. Ah, e devo andare a cercare anche il contenitore per poi metterlo nel forno. Allora, iniziamo rompendo 3 uova. Perché è tutto bello morbido, e adesso lo spengo e lo mettiamo dentro la teglia che ho incarinato e oliato. Quindi andiamo su questa rotella, credo, e facciamo così. Spento, anzi lo spengo proprio. Ok. Ci vediamo tra 50 minuti. Comunque vi volevo tanto ringraziare, stamattina mi sono svegliata proprio con una sorpresa stupenda e siamo arrivati a 1000 iscritti, cioè io vi amo veramente tanto, dopo tanto impegno voi veramente mi sostenete sempre, grazie, 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 grazie mille. E intanto vi volevo ringraziare anche su questo video, anche se appunto sto preparando lo speciale 1000 iscritti e sono veramente felice, è proprio, non lo so, una gioia, veramente, ho faticato tanto e voi veramente grazie. E nulla, ora tra poco esce il dolce, quindi vi saluto. Allora, eccolo qua, si è leggermente, vedete, abbrustolito qua intorno, però non è niente di grave, insomma. Basta grattarlo un po' via quando si mangia e a posto. Però mi sembra venuto molto molto buono. Buongiorno, oggi è giovedì 9 e io sto lavando le protezioni e poi devo cucire vabbè, poi vi farò vedere un pezzettino sulla mascherina, quella con gli unicorni, perché ho paura che gli dia un po' fastidio negli occhi. E comunque il dolce era buonissimo, poi soprattutto con la Nutella, come l'abbiamo mangiato io e Elia, era top. Solo forse ci serviva un po' più di limone, se vi piace sentire il sapore del limone, se no perfetto. E basta. Ovviamente io dovrei fare tipo una selezione così, una righetta qui che tiene appunto su questo pezzo, lo tiene bello rigido, e quindi adesso lo farò e basta. Mi sono messa fuori a finire di farlo e ho 2 aiutanti, Leo e Baldo, il mio amore. Allora, sono arrivata da Bull e è schifoso. Infatti penso che gli farò un bagno, dato che è caldissimo. Almeno domani mattina ho meno cose da fare, diciamo. E semmai volevo usare la doccia interna, perché adesso appunto hanno finito di ristrutturare la doccia interna ed è bellissima. Anzi, ve la faccio vedere subito. Qui c'è la porta, si entra, c'è appunto la gomma. E poi qui ci verrà tipo un ripiano dove sotto c'è tipo una botola, diciamo, dove sotto ci si mettono le coperte. Poi qui c'è per mettere, agganciare il cavallo, così senza che fa i nodi con le lunghine, eccetera eccetera. Qui c'è la caldaia e quindi viene anche l'acqua calda per l'inverno. E c'è questo tubo e questo schizzetto che è il mio.
e il tubo gliel'abbiamo regalato io e Elia. Poi qui c'è questa bellissima mensola fai da te che ho fatto io. In realtà l'avevo fatta tipo per delle piante, però alla fine non l'ho mai utilizzata e quindi l'ho donata qui, così almeno ci posso mettere le cose e tutti ci possono mettere le cose. E basta, questo è quanto. Allora, all'inizio non ero molto felice di questo lavaggio, perché appunto era da quest'inverno che non ci veniva e già quest'inverno non gli piaceva tantissimo. Però poi, come potete vedere dai video, si è tranquillizzato, insomma. Super trecce, ma le amo, cioè sono bellissime. Lui è asciutto, tra poco lo rimetto, gli do il pastore e vado a casa. E ecco. Buongiorno, oggi è venerdì, ultimo giorno di questo mini vlog. Ho fatto colazione e mi sono svegliata alle 5:40, quindi ho tipo, non so, la faccia sconvolta. Comunque, adesso mi preparo e poi vi porto da Puzzo, che viene mosso, però non credo che monterò oggi, perché ho mal di testa, dato che mi deve tornare il ciclo. Che bello! Però vedremo, cioè, a volte mi prende e poi voglio montare, quindi che vi dico. E niente. Allora, sono su da Bull e adesso lo prendo, lo pulisco un pochino, ma ieri appunto io ho fatto il bagno, perciò non è sporco, cioè sì, un po' si è macchiato, però vabbè. E poi lo muovono, però non penso di montare appunto perché mi fa male la testa, quindi non credo che farò un video o clip, insomma. Ciao. Andiamo. Ok, gli ho dato una sciacquata, ovviamente solo con l'acqua, perché il sapone lo uso raramente. E adesso lo sto facendo mangiare e nulla, è stato molto bravo. Comunque volevo dire una cosa. Allora, diciamo che questo video si può concludere qui, perché appunto vi ho ripreso un sacco di giorni e a breve arriveranno appunto tantissime novità, non vedo l'ora di dirvele, e una breve e altre un po' più, però comunque sempre in questo mese teoricamente. E ovviamente vi porterò i video, ovviamente, cioè, nemmeno a dirlo. E spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Tutto quello che faccio con Bull lo faccio perché so che posso farlo, ovviamente. Ognuno conosce il proprio cavallo e sa quello che può e quello che non può fare. E nulla, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e un commento. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao!